A tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi propongo un video haul di casa perché sono andata dopo un paio di giorni da quel sapone e dai cinesi, non so se li metterò tutti in uno, perché mi servivano detersive. Ebbene sì, abbiamo fatto il cambio stagione e sì, mi servivano i detersivi. Noi siamo quattro persone più la mia migliore amica, quindi mi servivano i detersivi. La parola d'ordine sarà: a Stefania servivano i detersivi. Hashtag. Allora, cosa ho preso da acquasapone? Questo è il sacchettino che posso alzare tranquillamente perché è leggero, leggero come l'aria. Invece gli altri no, non si possono utilizzare, nel senso non si possono alzare per farveli vedere. Allora, vi faccio vedere cosa ho acquistato da acquasapone. Poi ovviamente vi metterò i prezzi o li metterò qui fissi in alto, nel senso sarà un lavoro per la mia migliore amica, oppure li metterò nell'info box, vedremo. Allora, per prima cosa ho preso questi qua che io li utilizzo per quanto riguarda il WC. E sinceramente mi piacciono, non sono stata alla Lidl perché se vado alla Lidl prendo quelli direttamente dalla Lidl perché mi piacciono di più come profumazione perché si sente molto molto forte. Queste costavano, se non mi sbaglio, 99, quindi ho preso queste due, ma se andate alla Lidl comprate quelle che sono ottime. Poi ho preso il Napisan, questo qui igienizzante, perché mi serviva per le superfici e perché spesso sale Sansone, quindi il mio cane, e si mette nella veranda. Quindi certe volte io, oltre a pulire normalmente, quando ci passa Sansone, anche tipo nelle scale, la ringhiera delle scale, gli metto questo oltre a lavarlo perché disinfetta, essendo un animale molto più pulito di noi. Però lo utilizzo sempre per le superfici e poi è igienizzante, quindi ottimo. Per quanto riguarda il WC, ho preso questo ed è l'acido muriatico. Cosa faccio con l'acido muriatico? Io lo utilizzo per il gabinetto, ovviamente, perché noi qui, specialmente nel mio paese, l'acqua fa letteralmente schifo. Infatti una volta mi è successo che si è rotta la lavatrice e il ragazzo che sistemava la lavatrice ha visto che all'interno del filtro c'erano delle pietre, proprio delle pietre piccoline, piccoline, piccoline. Infatti lui ha detto che capita spesso qui nel mio paese perché l'acqua non viene filtrata e automaticamente proprio ha queste pietruzze. Cosa succede? Che macchia i gabinetti, quindi il water. E io cosa faccio? Metto questo qui attorno proprio al gabinetto e poi con lo spatolino del WC, che WC è sempre il gabinetto, va. Con lo spatolino vado a strofinare i laterali per far diventare almeno bianco, un po', diciamo, che si avvicina al colore bianco, il mio WC, il mio gabinetto. E io utilizzo questo, mi è stato consigliato dalla mia vicina di casa che lei lo utilizza perché anche lei ha lo stesso problema, nel senso che lì fa il residuo nello scarico proprio del WC, li fa quel residuo di marroncino dato dalla corrosione dell'acqua, dalla corrosione che fa l'effetto dell'acqua, ok? E io uso questo, io glielo metto, di solito lo metto la sera oppure la mattina quando finisco di pulire i bagni, metto questo perché essendo da sola non c'è bisogno che nessuno va in bagno, poi gli tiro l'acqua con il secchiello e gli butto l'acqua caldissima, quindi dopo di questo. Poi andiamo da un lato all'altro lato, indifferente. Ho preso queste che sono le gocce della Nuncas, sono le Drops ed è un profumo a biancheria. Io questo già lo utilizzavo quando andavo da questa pone a Caltagirone, adesso che ce l'ho a Paragonia li riutilizzo spesso perché io queste le metto solo ed esclusivamente sugli asciugamani, non sui vestiti, né su maglietto perché utilizzo altri ammorbidenti e tutto, ma queste gocce, visto che l'acqua ha questo effetto, cioè che certe volte fa leggermente puzza anche negli asciugamani, io gli metto queste.
Queste gocce li utilizzo quando faccio sia accappatoio che asciugamani e a me fa un profumo pazzesco. Non lo faccio nelle magliette perché il profumo persiste e sinceramente addosso mi dà fastidio. Poi andiamo avanti nella sezione anche noi ci laviamo i denti. Ho comprato questo che è una confezione di Colgate dove ce ne sono 4. Qui dice gratis per te, offerta speciale, 4 dentifrici di 75 ml. I miei figli e mio marito si trovano benissimo e quindi gliel'ho voluto prendere. Ovviamente io devo essere sempre quella che esce fuori da tutto e ho preso questo qua che è il White Now Infinity Shine ed è denti più bianchi subito, 3 volte più brillanti ed è questo qui della menta dentro ed è questo. Cioè, volete non prendere questo packaging bellissimo, stupendo, abbinato alle mie unghiette? Non potevo non prenderlo. E poi non potevo. Il primo sacchetto è finito. E poi non potevo non prendere questo che è non per lei, perché a me piace e non piace. Ho preso il Mentadent, questo qui Forever, Wet Now Forever, di Giulia De Lellis, è stata sponsorizzata da Giulia De Lellis, a me piace perché il packaging mi cattura tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Andiamo a prendere l'altro sacchetto. Qui ci vorrebbe Hulk. Vabbè, ho preso sempre l'acido muriatico, ne avevo preso due, sì, due, sì, di due marche diverse, vabbè, ne avevo preso due. Poi, sempre per il WC, ho preso questo ed è l'isopiuforme, zero calcare. Adesso non ricordo di specifico da chi l'ho visto, dovrebbe essere o i consigli da Antonella 2, quindi da Antonella, o da Azzurra, Azzutube, o da Elisabetta R. Elisabetta, quindi una delle tre sicura al 100% l'ha nominata, io sicura al 100% l'ho acquistato perché mi fido tantissimo dei consigli perché loro di casa, di prodotti per la casa se ne intendono tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. E poi ovviamente vi farò sapere se mi piace o non mi piace. Poi, per quanto riguarda, abbiamo un prodotto per quanto riguarda il lavaggio dei piatti, che c'era questo qui in offerta ed è Ocean Power, anche se io avevo preso da un altro negozio il Nelson era, non mi ricordo, comunque poi vi scriverà la mia amica il nome esatto del detersivo, comunque questo mi trovo anche per quanto riguarda questo mi trovo bene e quindi l'ho voluto prendere. Poi, per i miei figli ho preso questa qui che è una pasta Extreme Power Gel ed è una pasta per sistemare i capelli. Si può utilizzare sia con i capelli bagnati che con i capelli asciutti e si utilizza per sistemare i capelli. Siccome io ho due maschi che sono in fissa con i capelli, stanno attenti in tutto e per tutto e quando escono, se non hanno i capelli perfetti, non aprono nemmeno il portone. Quindi gliel'ho dovuto acquistare per provarlo e vedere che effetto gli fa. Per adesso l'ha provato soltanto Carmelo, poi l'ho tolta dal bagno per farvela vedere e poi la rimetterò ovviamente perché la devono utilizzare. Poi, sempre per quanto riguarda i maschietti, ho preso due bagnoschiuma che sono questi qua della Vidal. Ho preso qualcosa di fresca. E ho preso questo qui rivitalizza e tonifica ed è al ginseng e guaranà. Sono dei bagnodoccia, scusate, ho detto bagnoschiuma. No, bagnodoccia, c'è differenza, c'è differenza. E poi ho preso sempre un bagnodoccia all'acqua micellare. Allora, sia la gradazione, sia la profumazione, questa scura che questa chiara, mi piacciono e quindi gliel'ho voluti prendere. Essendo che si lavano tantissimo, cosa strana ma vera, si lavano e quindi ovviamente doppio bagnoschiuma. E per
far finta che anch'io ogni tanto tocco l'acqua, ho preso un bagnoschiuma per quanto mi riguarda. Questo lo utilizza la mia migliore amica e gli piace tantissimo questa linea perché lei ne prende di tutte le profumazioni. A me, tra tutte, mi piaceva di più questo. E questo è sempre un bagno doccia, però in crema, vellutante, olio di macadamia e quinoa. Lei dice che è ottimo, io lo voglio provare perché il mio non lo cambio con nessuno, però ogni tanto mi piace anche cambiare, diciamo, profumazione per quanto riguarda il bagnoschiuma, e questo è della marca Spuma di Champagne, quindi vediamo com'è. La ragazza mi ha regalato questo sample di Pantene per quanto riguarda tutta la spesa, e poi questo qui Fresco Zero Sali della Neutro Roberts, un deodorante, non so perché me l'ha regalato, forse si sentiva qualche aria pesante, sto scherzando. E per questo abbiamo finito, poi c'era un altro sample. L'ultimo sacchetto, aiuto, l'ultimo sacchetto per quanto riguarda acqua e sapone, e vi prometto che è l'ultimo, sincera, sincera, sincera. Ho preso altri prodotti, vabbè, qua è inutile che vi spiego che cosa serve. Ah, c'è. Allora, questa è una candeggina e si utilizza per vari motivi. Io l'ho presa con armonie floreali perché non mi piace proprio l'odore forte della candeggina perché mi sento male al solo pensiero. Io odio proprio l'odore forte della candeggina e quindi ho preso questo. Si può utilizzare per qualsiasi cosa, lo metto anche certe volte nelle calze quando sono le calze bianche sportive e io glieli metto, cioè io li metto dentro i cassetti che sono bianche, ma bianche bianche, tipo gesso, e i miei figli li mettono nel cestello della biancheria sporca, che sono la parte bianca e la parte nera, e quindi spesso gli metto un pochettino di questo e poi l'altro prodotto che vi faccio vedere. Comunque lo utilizzo anche nel gabinetto, anche nella vasca. Comunque ci sono vari utilizzi, non è che ve lo devo dire io, no? Un altro prodotto, cioè il prodotto che vi stavo dicendo poco fa, è questo che io utilizzo tantissimo. Infatti, l'ho fatto utilizzare anche alla mia migliore amica, e da lì in poi non può farne a meno. E questo è il Vanish. Io questo lo utilizzo quando metto le magliettine bianche nella lavatrice, e gli metto certe volte le calze. Di norma le calze le faccio con gli asciugamani e tutto perché li faccio a una temperatura da togliere tutti i microbi. Però spesso utilizzo questo per quanto riguarda le magliettine perché mi fanno le aloni, sì, le ali. Fa l'alone proprio sotto le ascelle ed è una cosa che a me non piace, e quindi spesso io gli metto questo e li metto poi nella lavatrice, oppure li metto allo sgrassatore, che adesso vi faccio vedere, perché lo utilizzo anche quello per quanto riguarda i vestiti. Io di solito metto metà tappino di questo nella lavatrice e i panni, i vestiti mi vengono molto più bianchi, quindi ottimo. Poi andiamo avanti. Vi stavo parlando dello sgrassatore. Questo è lo sgrassatore della Chanticleer, ed è universale al profumo di lavanda, a me piace tantissimo. Io questo lo utilizzo sia per fare la cucina e sia per metterle nei tessuti. E spesso io lo utilizzo per quanto riguarda le camicie, perché spesso nel colletto, ovviamente sudando, perché questo è il periodo che ci sono un sacco di compleanni, ovviamente i miei figli come si vestono con le camicie? Ovvio. Cristina, Stefania, e quindi spesso capita che col sudore, la bronzatura e tutto, il bordo della camicia diventa leggermente più scuro della tonalità della camicia. E quindi gli metto lo sgrassatore, lo faccio stare un pochettino e lo spruzzo. Questo era il segnale di spruzzare. Lo spruzzo sul bordo della camicia, la faccio stare un pochettino e poi o la metto nella lavabiancheria oppure li lavo a mano, dipende che cos'è. E sinceramente mi ci trovo bene. Poi per la cucina mi ci trovo bene pure.
per tutte le superfici, eccetera, eccetera. Poi, un'altra cosa che ovviamente ne compro doppio perché, come vi ho detto, qui si lavano, è lo shampoo Neutro Roberts. Questo è lo shampoo che utilizziamo tutte e quattro perché ci troviamo benissimo con questo shampoo. Ormai dal consiglio della mia migliore amica non compriamo altro che questo tipo di shampoo. Si trovano bene tutte e tre più Stefania. E niente, la profumazione è stupenda, non gli irrita il cuoio capelluto, i capelli gli vengono bene perché gli piace come è tutto. E quindi ottimo, infatti ne ho prese due. Io ho preso tutti questi prodotti perché non ci vado spesso, mi secca andarci, non per qualche cosa, ma perché perdo troppo tempo e mi secca. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere è questo ed è Mr. Muscolo. Io questo lo compro una volta al mese perché spesso mi capita di o di lavare i capelli oppure per quanto riguarda le tubazioni che rimangono, diciamo, otturate, e io utilizzo questo qui, lo metto di più mi capita, come vi ho detto, nel lavandino dove mi lavo i capelli, e automaticamente scioglie la qualunque. E quindi io faccio sempre metà la verso e l'altra metà la conservo per la volta dopo, e mi piace, sinceramente mi piace, è un ottimo prodotto, quindi approvato. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda acqua e sapone. Forse è meglio che vi farò un altro video per quanto riguarda i cinesi, perché ho preso altri detersivi. Per questo video è tutto, io ditemi se avete utilizzato questi prodotti, se anche voi vi lavate. È una cosa che proprio mi chiedo sempre, chissà se anche loro si lavano. È un gruccio, una cosa che... Ma io vi saluto e, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!